Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Si vede quanto sono preso bene? Si vedono anche le mie occhiaie, appunto perché ho solo 3 ore di sonno. Come state? Spero tutto benissimo. Oggi è venerdì, sono le 5:30 di pomeriggio e io mi sto preparando, appunto, sto preparando tutto quanto per partire per Miami. Direi che non necessita di ulteriori spiegazioni, vi ho già detto tutto quanto. Parto per gli Stati Uniti con Kaplan per andare a frequentare una scuola d'inglese per 14 giorni. E beh, devo partire domattina. C'è una cosa che non vi ho detto in tutto questo tempo che sono su YouTube, ovvero che sono una persona che va in panico quando deve viaggiare. Non sono assolutamente a mio agio a fare la valigia perché ho sempre la paranoia di dimenticare qualcosa. Mi piace essere abbastanza preciso su tutto quanto, per cui cerco di contare sempre tutte le cose che devo portare, facendomi una lista non solo ovviamente le vestite ma di tutto il resto. E quindi, in sostanza, ve la faccio breve: è tipo dalla 1 di pomeriggio che sono qua a fare, diciamo, la valigia e tutto quanto, le borse, e quindi in totale sono 4 ore che sono dietro. So che tantissimi di voi in realtà sono come me, nel senso che vanno abbastanza in panico quando devono preparare qualcosa per viaggiare, per cui ho deciso di far partire questo video facendovi vedere tutto quello che porterò e come lo organizzerò. Intanto vi chiedo scusa per la mia faccia perché ho rivisto la clip e ho tutti gli occhi rossi perché veramente ho dormito tipo 3 ore. Ecco a voi il mio campo da battaglia, tutto quello che porterò con me all'interno della valigia, appunto grande, che andrà in stiva, e anche del bagaglio a mano che porterò come trolley. E diciamo che c'è abbastanza roba. Partiamo dai vestiti: una quindicina di magliette, una decina di canotte, una decina di boxer, 10 paia di calze, 2 paia di scarpe, 2 tovagliette da palestra e un telomare, una caterba fra pantaloncini e costumi, perché sapete che a Miami in questo periodo dell'anno ci sono 40 gradi, vero? 2 felpe per ogni evenienza, un paio di pantaloncini e un paio di pantaloni lunghi, le ciabatte che mi ha regalato la Francesca e 2 cappelli. La cosa divertente è che ho portato probabilmente più roba elettronica che vestiti, perché c'è... sono a Miami. GoPro Hero 6, 3 batterie aggiuntive più il caricatore. Ovviamente non potevo non portare il drone con il suo telecomando e con il caricabatterie. La Sony RX100 Mark 5 che utilizzerò, diciamo, principalmente quando sarò in giro perché è leggera, con le sue batterie e il caricabatterie. Come camera principale questa qua, che è la Sony appunto Alpha 6500, con un secondo obiettivo che è il Sigma 30 f1.4. Questo è veramente favoloso per fare delle foto. E porto anche il microfono esterno perché voglio comunque un audio della madonna. Le cuffie a riduzione del rumore della Bose, queste qua sono le Quiet Comfort Comfort 35 versione 2, le ho appena comprate e sono veramente favolose per lavorare praticamente dovunque senza essere disturbati. Però porterò anche le AirPods perché sono estremamente comode. Un power bank con 4 porte USB da 20.000 mAh e il nuovo arrivato che utilizzerò principalmente per lavorare ed editare, che è il MacBook Pro da 15 pollici, e l'hard disk esterno da 2 tera per i file. Ho comprato anche questo per l'occasione, che è l'adattatore appunto da presa a muro degli Stati Uniti, altrimenti comprarlo là sicuramente mi sarebbe costato un polmone. E non può mai mancare, quando devo registrare in giro, ovviamente il mio Gorilla Pod. Questo è tutto quello che porterò nell'elettronica, ma necessita di una maggiore cura per quanto attiene ovviamente a dove metterli e in che valigie. Proprio perché, per esempio, il drone o il treppiede possono creare dei problemi ai controlli eventualmente se non messi nel bagaglio a stiva, per cui insomma bisogna ponderare dove mettere cosa. Ovviamente l'idea durante questo viaggio sarà comunque di cercare di mangiare quanto più pulito possibile e di rispettare la dieta anche allenandomi, per cui devo fare il conto di portare anche un altro paio di cose. Questo è tutto il reparto della integrazione del food che mi porterò direttamente con me. Una decina di Bolero, proprio perché mi consentono veramente di bere di più, soprattutto quando sono fuori casa. 3 shaker di MyProtein, di cui 2 smart shake, che sono comodissimi per trasportare per esempio delle capsule, delle nocciole o qualsiasi altra cosa. 2 kg di proteine in polvere, in questo caso le ho comprate per l'occasione, infatti se vedete sono ancora chiuse. Ho preso le Iso Pro alla vaniglia, sono ottime, le migliori in assoluto che ci sono su MyProtein, e queste che sono delle semplici impacque isolate al cioccolato morbido. Per quanto riguarda l'integrazione, porto solo il necessario che prendo praticamente tutti i giorni. Queste che non sono vitamine quotidiane ma è vitamina C, le ho messe qua proprio perché la confezione è un pochino più piccola. Super Omega 3 in scatola chiusa. Il Thermo Pure di MyProtein, questo che in realtà non contiene estratto di maca ma ho inserito all'interno un po' di tutto quanto, cioè sia dell'Alpha Men sia tipo del tè verde e quant'altro. E a parte la roba da bagno che vi risparmio, direi che è tutto quanto, per cui posso iniziare a metterli nelle valigie. Direi che ho praticamente preparato tutto, ma l'unica cosa che ancora non ho preparato è appunto il meal prep, proprio perché il mio viaggio sarà dalle 11 di mattina alle 10 e mezza di sera, per cui non ho assolutamente idea di cosa mi potrebbero dare da mangiare, preferisco fare da me. E poi direi che è tutto.
Mamma mia, c'è un cielo meraviglioso, è tutto rosa. Io ho sempre gli occhi rossissimi, mamma mia, devo togliermi queste lenti. Tutto a posto, il prep fatto, ho già anche speziato per non avere la scomodità di dover mettermi in aereo a mettere sale, paprika. Io vado a mangiare, poi vado a letto. Ci vediamo a Miami. Finalmente. Ok, la prima cosa che mi sento di dirvi è che Miami è veramente calda. Più che altro la primissima cosa che devo fare è collegare il wifi, perché sono completamente fuori dal mondo da circa 14 ore. E qui a Miami sono le 6, in Italia in realtà 6 ore avanti è mezzanotte. Mi hanno dato un bigliettino su come connettere, vediamo se ci riesco. Cognome e numero della camera. Dai che ce la fai. E dai, e vai, ok, c'ho il telefono che sta crashando dalle notifiche. Voglio farvi vedere al volo però la vista, più che altro. Subito, subito, quello che si vede dalla mia finestra. Che spettacolo, ragazzi. Mamma mia, che colori. Apro un attimo le valigie. Ah, comunque non ve l'ho detto, ma mi sono portato un chilo di nocciole e noci di macadamia di rosa marina. E ovviamente la paprika non poteva mancare. Il cappello l'avete letto, no? Ok, facciamo così, vi faccio fare un tour di quella che sarà la mia prossima casa per i 14 giorni qui a Miami. Questa è la porta d'ingresso, si entra e si arriva appunto a questo specchio enorme, veramente bellissimo, che contiene la seda stiro, un po' di stendini e appunto il ferro da stiro. Subito poi abbiamo la stanza con un letto veramente altissimo, matrimoniale, gigante. Ho acceso tutte le lampade per farvi capire meglio, anche se la luce è veramente terribile. Questa è una scrivania, qua dovrebbe esserci il frigo bar, microonde, lì tutti gli accessori per fare il caffè in stanza, ma non ne ho bisogno perché giù di sotto nella hall c'è caffè gratuito, acqua di qualsiasi tipo, sempre a disposizione degli ospiti. Un televisore veramente grosso, penso che sia almeno 40 pollici. Questa è una super figata, è tipo una super poltrona per o eventualmente lavorare, dato che c'è il tavolino, o rilassarsi guardando la televisione. Il panorama da fuori è spettacolare, ve l'ho già fatto vedere. E qua c'è una scrivania bellissima con una poltrona che sembra veramente anche molto comoda, in cui ho piazzato appunto il MacBook con tutte quante le prese e, insomma, ho già fatto la postazione per prossimi tempi in cui dovrò ovviamente editare i video. Mi piace. Appena a destra della porta d'entrata invece c'è questo mega bagno che vi assicuro che non rende, a parte il fatto che c'è una luce gigantesca, uno specchio gigantesco, un sacco di belle cose. Io ho già messo ovviamente la mia roba, io ho gli shaker che ho utilizzato in viaggio che devo lavare, un sacco di saponette, prodotti per i bagni. Poi qua abbiamo tutte le salviette a disposizione ovviamente degli ospiti, cioè io. Qua c'è una mega doccia veramente gigantesca. E bruttissima notizia, non c'è il bidet. Questo onestamente me l'aspettavo. Oltretutto mi hanno dato anche un pacchetto di benvenuto che non ho ancora aperto. Vediamo cosa c'è. Sfruttiamo questo tavolino. Penso che ci sia della roba da mangiare. E infatti, allora, Hampton, io sono a dieta. Una confezione micro di Pringles, una mini bottiglia di Chardonnay made in California. Ma non era francese lo Chardonnay. Popcorn, anacardi, peccato che sono tostati e salati. E poi una confezione di biscotti. No, questa me la devo far vedere. Non accetto che Miami mi dai un pacchetto di biscotti con scritto Milano. Andiamo giù nella hall, devo farvi vedere una cosa. L'entrata dell'hotel, ma direttamente qui praticamente si può prendere tutto quello che si vuole. C'è il caffè robusto, regular, il decaffeinato e l'acqua calda. E oltre a questo c'è un sacco di bella roba. La cioccolata ricca, un sacco di tè. E poi si può anche prendere da sport, per cui... Ok, prendiamone uno. Non so perché ho inquadrato quel brutto coso lì. In Italia in questo istante è la 1:15. Magari prendo un decaffeinato, che dite? Tanto che mi bevo questo, vi faccio vedere invece la hall. Tutto il salotto dove si farà appunto colazione. Veramente, veramente
un bellissimo hotel, lì c'è tutto il distributore dell'Orange Juice e poi penso che allestiranno tutto il buffet lì. È veramente una figata, ma c'è un'ultima cosa che devo farvi vedere. Ta-da! Questa è la vera sorpresa. Non che ne abbia bisogno, anche perché penso proprio di girare tantissime palestre qua a Miami, però vabbè, diamo un occhio. Mamma mia, ci sono 4 gradi centigradi qui dentro. C'è l'ellittica, il tapis roulant, un'altra macchina cardio, un po' di pesetti che non ho idea, penso arrivino fino a quante libre? 50. C'è ovviamente la panca, c'è lo specchio, c'è la palla, ci sono le ball, ok, vabbè, diciamo che non è tanto ricca. Però per esempio per fare un allenamento al volo potrebbe andare bene. Ok, direi che avete capito che questo hotel è veramente una figata atomica. Penso sia un 4 stelle perché mi sembra abbastanza lussuoso. Oltretutto sono a Coconut Grove, che mi hanno detto, cioè il tassista che mi ha portato qui dall'aeroporto di Capla mi ha detto che è una zona estremamente ricca insieme a Ponce de Leon, per cui immagino che sia veramente esclusivo. Devo ringraziare ancora una volta Kaplan per questa cosa. Comunque a prescindere da tutto, è la una in Italia. Io credo proprio che sia stato colpito dal jet lag, perché non ho assolutamente sonno, ma anzi, siccome qua c'è il sole ancora altissimo, io vedo mille colori, ho voglia di fare tantissime cose. Andiamo a fare un giro. Qui a Miami sono le 7 di sera, ma fa veramente caldissimo, l'aria è bollente, ma non tanto il fatto che sia caldo, perché penso ci saranno sui 32-33 gradi. Il problema è che l'umidità è infinita, cioè si fa fatica a respirare. E ho il Burger King proprio di fronte all'hotel, male. Sono arrivato a questo spot che è veramente fuori di testa, è bellissimo. Ovviamente questo qua è il porto di Miami, cioè una parte del porto. Non sono minimamente vicino alla zona veramente molto bella che conoscono praticamente tutti, che sarebbe ovviamente South Beach. Penso che ci andrò domani, però veramente qua è il tripudio di colori. Cioè guardate che cielo che c'è. Ero qua sul molo di Miami e cercavo un supermarket un po' veloce per prendere l'acqua per stasera e per stanotte, perché in hotel comunque nel frigo bar non c'è. Ho trovato questo che si chiama Fresh Market, ma penso che sia molto più improntato all'aspetto biologico degli alimenti, perché c'era veramente di tutto. Verdure fresche di ogni genere, sottolineando appunto l'aspetto organico delle stesse, quindi calcando tantissimo i prezzi. C'era un sacco di frutta secca che si poteva prendere dai container, anche tantissimi piatti già pronti, come per esempio del riso normale o della quinoa o del farro, oppure addirittura del petto di pollo o del tacchino, uova, insomma veramente tantissime cose. Poi ovviamente c'erano anche le porcate, come per esempio i dolci, come per esempio le caramelle sempre a dispenser, un sacco di cavolate. Comunque sono uscito solo con dell'acqua. Penso proprio che farò un tour di qualche supermercato qua in America, però non adesso. Rientrato, mettiamo l'acqua in frigo e poi facciamo una doccia. Non mi lamento nonostante le 10 ore e mezza di volo. Oh, e finalmente il mio l'autopasto. Questo qua è il meal prep che ho fatto ieri. Scusate la faccia da funghetto. Beh, in realtà ve l'ho già fatto vedere. Comunque c'è del pollo e del crauti, ma è il pollo in assoluto più buono che abbia mai visto. Anche perché qua sono le 9:15, ma in Italia sono le 3:15, per cui praticamente sto cenando di notte. Spero davvero di non incorrere nel jet lag domani, altrimenti sono rovinato. Direi che per questo primo video qua a Miami è davvero tutto. Mi raccomando, mi fareste un grandissimo favore se vi piacciono questi video, mettete un bel mi piace, commentate sempre, fatemi sapere qualsiasi cosa, come poterli migliorare, cosa volete vedere, e iscrivetevi al canale. Mi raccomando, attivate la campanella perché è di fondamentale importanza. Grazie a tutti, io adesso apro YouTube e mangio. Ci vediamo in un prossimo video.